10 giorni fa abbiamo lanciato il portale di consultazione del PUMS, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Come tutti sapete, questo piano servirà a disegnare la città in termini di mobilità del futuro, la città quindi che ci immaginiamo per i prossimi 5, 10, 15 anni. Ecco, queste consultazioni hanno visto già nell'arco di 10 giorni tanta partecipazione da parte dei cittadini. Abbiamo ricevuto oltre 2000 proposte e i nostri uffici tecnici ne hanno già elaborate e lavorate circa 400. Ecco, sarà nostra cura quindi analizzare tutte le proposte che arriveranno nel dettaglio e valutare quindi la loro fattibilità sotto il profilo tecnico. 400 proposte che potete già vedere qui sul sito. Vedete, queste proposte sono proposte che riguardano, come tutti sapete, il trasporto pubblico locale, il traffico privato, la logistica urbana, i sistemi di ciclabilità, isola ambientale, temi sulla sicurezza stradale e sull'accessibilità. Ecco, e troviamo proposte sviluppate lungo tutta la città, dalle parti più centrali, come vedete, alle parti più periferiche. Quindi una grande partecipazione, un grande risultato raggiunto fino a questo momento. Ho voluto anche personalmente guardare quali sono le proposte arrivate fino adesso, proposte veramente interessanti e anche innovative, fantasiose, che evidentemente rispecchiano le esigenze di quelle che sono i territori e i diversi municipi. Voglio farvi vedere ad esempio questo intervento qui, più o meno sul quartiere Tor di Quinto, che è stato fatto dal Villaggio dei Bambini, il quale propone la creazione di una pista ciclopedonale al Villaggio Olimpico. Ecco, questa proposta ha anche un file allegato, lo vedete qui, quindi una delle opzioni del portale è proprio quella di poter anche allegare delle proposte visive dei progetti già realizzati o comunque una prima fase di definizione. Posso anche farvi vedere qualche altra iniziativa, troviamo questa qui localizzata su Viale Tiziano da parte di Fabrizio. Fabrizio ci dice di realizzare una ciclabile che porti dalle Belle Arti a Ponte Milvio, e questo sfruttando appunto, come dice Fabrizio, la larghezza di Viale Tiziano e la vecchia pista preesistente sotto la collina Parioli. Ecco, tante altre proposte sono anche legate al trasporto pubblico locale, ma anche evidentemente ai temi legati alla sicurezza stradale, quindi parliamo anche di incroci pericolosi, di intersezioni da mettere in sicurezza. Ecco, crediamo che questo sia veramente un successo e invitiamo tutti i cittadini a contribuire. Ricordo che il portale sarà disponibile da qui ai prossimi 4 mesi, quindi aspettiamo le vostre proposte.